Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, in tempi difficili non vediamo nessun motivo per credere e sperare. Eppure crediamo, eppure speriamo. Questo può succedere nella vita di ognuno di noi. Questo succede nel più vasto contesto sociale. Con il salmista ci chiediamo: perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio. Rinnoviamo e rafforziamo la nostra fede e continuiamo a confidare nel Signore. Veramente in Cristo che comprendiamo il pieno significato della sofferenza. Durante questa meditazione, mentre contempleremo con angoscia l'aspetto doloroso della sofferenza di Gesù, porremo anche attenzione al suo valore redentivo. Era secondo l'ansia a mantenerci lieti e costanti nella tribolazione. Un cammino sia nei piccoli eventi delle nostre vite personali, sia nei grandi accadimenti della storia umana. La sua parola rende nota la gloriosa ricchezza del piano di Dio, che dice che egli ci libera dai nostri peccati e che Cristo è in voi speranza della gloria. Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Prima stazione. Gesù in agonia nell'orto degli ulivi. Preghiamo soprattutto con tutti i sofferenti della terra terremotata dell'Aquila. Preghiamo perché anche allora, in questa notte oscura, appaia la stella della speranza, la luce del Signore risorto.